Abbiamo dato un grande affare per avere quella possibilità del parco archeologico. Scusate, scusate un secondo, io ho avviato la registrazione dell'evento, credo che tutti quanti siete d'accordo, no? Non ci sono problemi? Sì, sì. Perfetto. È un piacere vederla. Bene. È bella cosa queste piattaforme che ci fanno rincontrare. È veramente un piacere. Guardate che è stata una rivoluzione incredibile, lo dobbiamo anche al Covid questo, eh? Sì, lo dobbiamo al Covid. La realtà. Cioè, sono gli aspetti positivi del Covid, così come le guerre provocano delle innovazioni tecnologiche incredibili, purtroppo. Cioè, abbiamo degli aspetti positivi da eventi drammatici. La rivoluzione dei nuovi materiali, le nuove tecnologie è dovuta alle guerre, c'è poco da fare. Eh? E poi noi. Sì, anche alla rivoluzione delle donne che sono andate a lavorare durante il periodo delle guerre. Assolutamente sì, però non ci accopatelo. Ecco, vorrei, pregherei a voi donne di andarci un po' con cautela, insomma, tenete presente che beh, non vorrei che siete così, diciamo, cattive, che ci volete proprio esterminare, proprio. Questa è la realtà delle cose. Dai. Lei Antonella, come io vi capisco. Vabbè, mi sto scherzando naturalmente. Cioè, l'audio adesso va bene. Sente, non so se ti sono già presentati i convenuti. Se ciò non è avvenuto, devo notificare che è presente Gaetano Firra, professore Gaetano Firra. Ci siamo già presentati. Della Lucania. Quindi un nostro cugino lucano è presente Almerico Pantalone, l'avvocato del Sannio, invece, che è il presidente del comitato di gestione, presidente del consiglio di gestione dell'associazione Comunitas. Perfetto. Poi, nel corso dei lavori diremo qualcosa sulle presenze, ecco, sulle biografie. Paolo, lì è scritto Domenico Perillo. È mio figlio, il telefono di mio figlio che io ho sottratto e di cui mi sono appropriato. Ah, si vanno queste cose. Va bene. Allora, io vorrei spengo il microfono. Avete tutti i sì? Io non lo spengo perché dovrei seguire, o quando si parla magari si spegne. Sì. Allora scusate, io vorrei introdurre, poi lascio il campo al moderatore, però poiché non, essendo moderatore non potrebbe, diciamo, presentarsi, no, allora lo presento io un momento e poi io mi faccio un passo indietro, va bene? Allora, il moderatore della serata, come sapete, è professor Angelo Paolo Perriello, che è esperto di cooperazione territoriale e internazionale. Mi sono fatto molto rilevante. Scusate. Ecco. C'è Rita. Un secondo che debba... Ok. Credo che possiamo cominciare. Come dicevo, è stato docente di lingue in letterature straniere inglese, formulando importanti tassonomie della linguistica teorica e applicata. Gli è stato conferito il prestigioso premio Label europeo 2003 a Roma, ha coordinato il progetto del programma Comunitas, denominato Scuola di Alta Formazione per la Pubblica Amministrazione, Accademia Internazionale di Scienze e Diplomatiche. Utilizzando un ufficio estero per le relazioni bilaterali e multilaterali con i paesi del Mediterraneo e del mondo, consentendo di stipulare, questo è importante, accordi di cooperazione internazionale tra enti pubblici e privati. Le sue attività sono indirizzate a stimolare relazioni, incoraggiando la soluzione nelle scelte con atti di cooperazione. Allora, ammetto Luciana Gravina, e detto questo, do la parola al moderatore che non lo vedo. Ah, ecco qua. Angelo, a te la parola. Mi raccomando di mandare la raccomandazione ai relatori, per favore, perché la piattaforma dura fino alle 8, diciamo, quindi vi prego, non vorrei che di stare nei limiti del tempo tutti quanti. Prego, Angelo,
a te la parola, io non parlo più, se non dopo. Ringrazio ancora tutti i convenuti. Credo che vada fatta una precisazione preliminare sulla impostazione di questi lavori, lavori assembleari. Un economista russo-americano, Leontief, inventò il modello dell'input-output, dove l'input era rappresentato dal complesso delle analisi e quindi anche delle decisioni da assumere per ottenere un determinato risultato. Il libro di Martucci, del genus del Cilento e del su genus loci, si colloca tra l'input e l'output. I risultati vengono definiti in, quindi l'output, in genere definiti in termini di apprendimento, anche di profitto scolastico, in termini di consenso. Credo che Pasquale sicuramente abbia ottemperato a queste due fasi in modo eccellente, cioè quella dell'analisi e quella del risultato. Un altro economista, però questa volta americano, Philip Kotler, invece, stabilisce un altro criterio. Tra l'input e l'output pone la strategia. La strategia, vale a dire la procedura dell'analisi per ottenere un determinato risultato. Naturalmente questo in un ambito di modello di economia, ma anche di pensiero neoliberalistico. L'epistemologia del territorio, in questo caso, per Pasquale e Martucci, è certezza scientifica nell'analisi, e usa questo termine proprio per dare scientificità al percorso analitico che compie. Io non mi voglio dilungare più di tanto, passo la parola alla professoressa Antonella Casaburi, scrittrice. Antonella Casaburi è stata una scrittrice che svolge una ricca attività giornalistica valorizzando il territorio e le sue risorse. Con Mirari, il suo romanzo, il suo primo romanzo, ha ricevuto importanti riconoscimenti, numerose volte è stato recensito su riviste nazionali. Appassionata del suo territorio, soprattutto per la creazione di legami intersoggettivi sul territorio, come tra l'altro si evidenzia anche in tutto il suo romanzo. A te la parola, Antonella. Il microfono, Antonella. Grazie, ringrazio per la splendida presentazione il professor Perriello, ringrazio il presidente Ezio Martoscelli dell'associazione che ha organizzato questo splendido, importantissimo incontro su questo volume che ha davvero grande spessore, ringrazio tutti voi qui convenuti e non ultimo ringrazio l'autore per aver scritto questo che trovo essere un libro davvero meritevole, come avremo modo di parlare. Io l'ho letto come gran parte di voi, ma ho avuto anche la fortuna di intervistare l'autore, quindi voglio iniziare partendo con citando una frase dell'autore estratta dal libro, dalla quarta di copertina del libro, e una frase con cui ho iniziato proprio la mia intervista. Occorre considerare l'immaginario sociale, il genius loci, di cui si riferisce nel titolo, lo spirito, l'anima, l'atmosfera che si respira, ma anche i colori, gli odori, i suoni, il linguaggio della popolazione, il silenzio. Così abbiamo introdotto questo romanzo, questo saggio, che poi è un romanzo di vita, io l'ho definito tale. Io, come è stato accennato prima, sono una scrittrice, ma ho vissuto lontana dal Cilento per chi non mi conoscesse, e ho deciso però poi a un certo punto della mia vita di tornare nel Cilento, e tornando ho deciso di occuparmi di Cilento scrivendo romanzi che hanno questo territorio come protagonista, e occupandomi anche di valorizzare le eccellenze culturali del territorio, come intervistando protagonisti della scena culturale del nostro territorio in particolar modo, e quindi mi sono subito interessata a questo volume, l'ho letto, e poi in questa lunga intervista ho avuto modo di conoscere l'autore.
Ma fin da subito, io qui con me il libro che vorrei, ecco, tutti vedessero, perché è bello anche solo il contatto con questo libro, è bello anche solo vederlo, e io durante l'intervista l'ho portato sempre con me per chi ha visto l'intervista, perché davvero ti accompagna come fa il suo autore. Quali sono stati i miei criteri di lettura di questo libro? Del volume ho subito apprezzato l'organizzazione del discorso critico. Martucci ha utilizzato una forma e un linguaggio in grado di trasmettere in maniera chiara e limpida i concetti. E ho apprezzato di questo volume l'originalità critica, vale a dire la capacità di offrire una prospettiva nuova sugli argomenti trattati, dunque senza ripetere interpretazioni fin troppo note e ascoltate, riarticolando le nozioni che tutti noi abbiamo già preso da numerosissimi volumi sul Cilento, integrandoli e soprattutto attualizzandoli, perché questo libro spiega in maniera accurata il passato, fa comprendere il presente, ma è proiettato al futuro di questo territorio. Poi sono rimasta colpita dalla struttura del testo e c'è questa introduzione per un'epistemologia del territorio. L'epistemologia, proprio a partire dalla storia di questo territorio, che però Martucci spiega accuratamente, non è soltanto un approccio storico, ma mette in relazione le varie scienze, e dunque un approccio che ha a che fare anche con la filosofia, con la sociologia, con l'antropologia, un'attenzione dunque alle implicazioni sociali e culturali di questo territorio. E diciamo, dopo questa importante introduzione, il libro si dipana in tre importanti parti. Il corpo centrale consta di tre parti che si articolano poi tutte in quattro capitoli, quindi ordinata, chiara anche la struttura del testo. La prima parte si chiama Storia e cultura e indaga il passato, dunque la storia del Cilento. E occorre ricordare a chi non ha ancora avuto il libro fra le mani che Martucci è un sociologo e mi sentite? E ha oltre 35 anni di esperienza e racchiude la specificità di questo territorio in questa prima parte, quindi come ho detto prima, storia e cultura, e affronta il nostro passato, quindi parla del megalitismo, e Pestum, Velia, gli sviluppi sulla costa, sul nostro territorio, l'arrivo dei Romani e poi l'importanza dei monaci e l'importanza che i monaci avuto per la società recente ancora del nostro territorio contadina. E Pasquale Martucci fa riflettere su quanto la presenza dei monaci sia stata importante e determinante, perché il lavoro delle campagne si univa alla preghiera, e ancora è stato così fino a tempi recentissimi, ancora è così in piccole isolate località. E poi la seconda parte, miti e forme rituali, parla della quotidianità di fatto del nostro territorio, la vita sociale che c'è stata fino a poco tempo fa, e dunque quanto la mitologia si sposa con la ritualità. Parla delle cente o le cinte, come le chiamano in determinati luoghi, delle processioni e di determinati fenomeni sociologici e comunque culturali, come l'uccisione del maiale, che ha rappresentato motivo di unione per tante persone, e riassume un po' quella che è stata anche, sono stati anche i suoi lavori precedenti, tipo la Cilentanità, l'altro suo lavoro. E poi c'è la terza parte, quella che guarda al futuro, l'ho definita, o la prospettiva futura di fatto, la comunità e territorio. Dunque, la comunità cos'è? È ciò che, come mi diceva Martucci nell'intervista, è ciò che tiene unite le persone, di fatto. Perché cosa le persone possono e debbono fare. E mi faceva un esempio davvero splendido. Noi abbiamo fatto l'intervista a Vatolla,
nel libro si parla in maniera approfondita di Vatolla, e mi parlava di come, ad esempio, nel Palazzo Vargas, che credo molti di voi hanno visto, e sappiamo si svolgono tantissime esperienze culturali, come di recente anche c'è una sagra, la sagra della cipolla di Vatolla, come coniugare queste due diciamo realtà, queste due esperienze culturali, comunque entrambe, come farle coincidere, possa attirare soprattutto dalla costa persone. Mentre rileggevo poi una seconda volta il volume, dopo aver poi ascoltato Martucci, in effetti ho riflettuto su questo quando io tempo fa, 2 anni fa, quando uscì il mio romanzo, presentai il mio libro a Palazzo Vargas, e infatti l'evento coincideva con la sagra della cipolla di Vatolla, ci fu molta gente. Quindi in quel momento, quando Martucci me ne parlava, non ci pensavo, però dissi sì, quando io l'ho presentato c'era anche la cipolla di Vatolla. Quindi ecco come concretamente negli ultimi periodi tutto ciò stia partendo, stia iniziando. E poi approfondisce Martucci l'importanza del futuro dei giovani in quelle che sono le conclusioni, che poi sono conclusioni, ma di fatto, dico io, è l'inizio, è l'avvio. Le conclusioni si rappresentano in là per tutti quanti noi, per i giovani e i meno giovani del territorio, e perché i soggetti, questo il titolo è i soggetti nelle comunità. I soggetti chi sono? I giovani, di fatto, e i giovani che devono avviarsi, devono fare quindi le loro attività. Poi diciamo i soggetti, che mi diceva infatti Martucci, è un termine molto caro a Foucault, e che ha un significato mondo, di fatto, e che ecco, lascio a lui poi approfondire questo e altri argomenti e anche questo. E poi ultima cosa, mi avvio alle conclusioni, perché immagino che siamo comunque in chiusura, concludo dicendo che questo è un volume che si presta a molteplici livelli di lettura, e faccio una proposta di fatto a tutti voi che mi state in questo momento ascoltando, una proposta attiva, così come Martucci ha fatto un libro propositivo, credo che anche noi in questo incontro dobbiamo fare delle proposte, e la mia è questa. Innanzitutto propongo che questo libro venga letto, per quanto riguarda soprattutto la seconda e la terza parte, venga proposto soprattutto per la sua seconda e terza parte a chi conosce, deve conoscere il territorio, a chi ha voglia di conoscere il territorio. Dunque proporlo come una sorta, non semplicisticamente, ecco, in maniera semplicistica di guida, no, però come un libro per iniziare a conoscere il territorio, quindi non soltanto per gli addetti ai lavori, per i cultori della materia, molti sono già qui riuniti e parleranno assai meglio di me di questo argomento, però è un libro, come per come è strutturato, che consente di andare a vedere davvero, partire soprattutto dalla terza parte, quali sono le manifestazioni di questo territorio, l'excursus proprio culturale e sociale di quella determinata sagra, di quell'evento culturale, e quindi può essere anche solo come preso come una enciclopedia da spulciare, quantomeno iniziare da lì. E quindi perché non proporlo come una guida evoluta per persone incuriosite dal territorio, quindi non una semplice guida, piccola guida, no, una guida un po' più sostanziosa, almeno la terza parte, e poi magari la persona un po' più interessata comincerà a leggere anche la seconda e ancora la prima. E poi un'altra cosa più pratica e che riguarda realmente ciascuno di noi, proporre questo volume nelle scuole. Io sono una docente, e questo è la lettura. Propongo allora un percorso didattico di conoscenza nelle scuole che possa offrire delle idee, degli spunti e degli strumenti operativi agli insegnanti, consentendo loro la più ampia libertà di scelta, perché questo libro lo consente appunto, per operare delle scelte all'interno del testo da proporre ai ragazzi a seconda delle esigenze della propria classe e del livello dei ragazzi. Ad esempio io quando insegnavo nelle scuole medie, ora faccio un discorso molto banale,
avevo difficoltà nel pomeriggio, nell'ora di narrativa, nel pomeriggio, a proporre dei testi sul territorio, perché erano dei saggi anche complessi. Ora, questo è un saggio complesso, ma se io vado a estrapolare l'ultima parte, quella legata magari al territorio di quella scuola, beh, quello è un testo che poi autonomamente quella parte, quella paginetta, perché a scuola si assegna la pagina, diciamoci la verità, e con un saggio, come anche la prima, la seconda parte non puoi farlo, ma con la terza parte tu puoi farlo, tu puoi assegnare ai ragazzi le pagine da leggere, quindi è davvero per come è strutturato questo volume, una buona parte di questo volume poi deve essere proposto alle scuole, agli insegnanti. E tra l'altro domani è la giornata mondiale del libro, e il libro è il dono più bello che noi possiamo fare alle persone. Dobbiamo tutti quanti pensare a quanto al valore dei libri. Io in passato ho sempre detto che dobbiamo imparare a essere sapienti custodi del nostro passato, perché un popolo miope, quello che non conosce le proprie origini, è destinato al declino. E consiglio di regalare proprio questo libro a chi più amiamo, quindi ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle nuove generazioni, quindi ai nostri alunni, agli amici che vengono in visita qui nel Cilento, perché questo è un libro che è un saggio erudito, indubbiamente, ma è scritto allo stesso tempo con una penna fluida e limpida che fa immergere il lettore nel passato del Cilento, nella prima parte, e tratteggia poi il presente, ne mostra le risorse e la possibile ulteriore fruizione, spingendo a riflessioni sui possibili sviluppi. Quindi questo è un libro che sinceramente a me ha parlato al cuore, un libro che è stato scritto con la sensibilità di un sociologo che è anche uno studioso, un cultore della materia, un libro strutturato che consente a tutti, davvero, dagli 11 anni ai 100, di farsi leggere, perché si può scegliere da dove partire nella lettura. Quindi questo è davvero un libro che, allora, io nei miei testi ho sempre, quando parlo di Cilento, dico: è importante che ci siano i saggi del territorio. Questo è un saggio innovativo per il cultore della materia, è un saggio divulgativo per chi ha poche o assai poche conoscenze, e diventa una sorta di guida del Cilento evoluta per chi voglia scoprirlo. Io vi ringrazio e vi consiglio di leggere questo libro. Grazie ad Antonella per la sua digressione sul testo e sul Cilento. Per chi non sa, il Palazzo Vargas di Vatulla è il luogo dove è vissuto per molti anni Giambattista Vico, autore della Scienza Nuova, che individua nella procedura della metafisica per la conoscenza intuitiva. Vi sono anche altri tipi di conoscenze, la conoscenza esplicativa, quella della comunicazione, la conoscenza intersoggettiva, la conoscenza oggettiva che è data dall'opera d'arte. Antonelli ci ripropone di analizzare queste versioni della conoscenza e soprattutto come nasce la conoscenza. La conoscenza nasce dalla tesi sul Cilento, in particolare dalla tesi che ci offre il volume di Martucci. Io quasi mi spingerei a dire che l'inverno del nostro scontento è fatta gloriosa estate a questo figlio di York, naturalmente mettendolo tra parentesi, parafrasando Shakespeare. Grazie Antonella. Passiamo la parola al professor Antonio Di Rienzo, il quale è un profondo studioso delle tradizioni cilentane, e ha molti i suoi testi che ha anche elaborato a due mani con Pasquale Martucci. Vive nel Cilento, quindi possiede tutta la passione del cilentano per la sua terra, e ripeto, nella intersoggettività della conoscenza cilentana noi poniamo al centro proprio il rapporto che dobbiamo stimolare e stipulare anche in termini di patti e di accordi con i lucani e con i sanniti. La parola al professore Antonio Di Rienzo. Grazie Angelo. E dopo la bravissima Antonella è difficile dire qualcosa di nuovo,
del libro di Pasquale Martucci. Un saluto affettuoso a Bianca Fasano, la mia direttrice, direttrice del Mezzogiorno Culturale. Un grandissimo saluto. Ma adesso farò solo delle riflessioni sul Cilento. Sul Cilento e su quanto mi lega all'autore di questo saggio. Come in genere l'autore di un libro nella prefazione ringrazia quanti lo hanno aiutato nel compiere il suo lavoro, così io prima di iniziare voglio ringraziare l'autore per avermi voluto tra i relatori. Così voglio ringraziare Ezio Martuscelli, prima di tutto, e quanti con scritti, parole e opere, o anche solo per averlo abitato e vissuta questa terra, si interessano del Cilento. Come la maggior parte di voi, o la totalità dei presenti, abbiamo girato assieme all'autore in lungo e in largo in questo territorio. Quello che ci spingeva era il desiderio di conoscenza. Nei momenti di spostamento, spesso in macchina tra un paese e l'altro, o a piedi quando ci si spostava nello stesso paese, in questi momenti si parlava sempre, si discuteva di questo territorio e della sua popolazione. Così abbiamo parlato, discusso e scritto di identità di questo territorio, di cilindarità, di feste religiose, laiche, rievocative, di religiosità popolare. Perciò, per averlo accompagnato, l'autore, in questo suo pellegrinaggio, conoscevo il desiderio dello stesso di continuare le ricerche, iniziato 20 anni prima. Mi aveva parlato del saggio, ma io non conoscevo i particolari. Non li avevo chiesti. Così, quando 2 mesi fa mi ha fatto dono del volume, mi sono trovato tra le mani un lavoro originale. Originale e accattivante. Conoscevo le capacità, ma non immaginavo quanto. Da allora il libro è entrato nella mia libreria, fornita della maggior parte dei libri del Cilento. E ha scalato la vetta, è entrata al primo posto, l'ho letto, l'ho riletto, ne ho tracciati i punti salienti, l'ho accompagnato con note a margine, ne ho sottolineati i punti più interessanti e alla fine mi sono accorto che la quasi totalità del saggio era stata evidenziata. Quante strade, diceva Bob Dylan, deve percorrere un uomo prima che diventasse uomo? Quante strade, mi domando io, ci portano a leggere un libro? Strade che hanno tutte un qualcosa di misteriose, autore, argomenti, interessi nostri, eccetera, che ci prendono e ci portano a scoprire un libro. Sicuramente tra queste strade c'è il titolo, e qui il titolo è accattivante, del Genius Loci. E già, da quel momento questa parola mi frulla nella testa. Un desiderio di intraprendere un nuovo viaggio nel Cilento, girare per queste contrade alla ricerca del Genius Loci, fare un'inchiesta tra la gente per vedere cosa mi diceva, cosa mi rispondeva. Ma esiste qui il Genius Loci? Dove si trova questo spirito del luogo? Dove lo possiamo trovare? L'autore l'ha fatto. Per trovare una risposta è andata alla ricerca delle storie dei luoghi, alle storie di vita quotidiane, alle credenze della cultura contadina, all'idea e concezione del mondo e del popolo. Ha fatto un salto dalla cultura materiale alla religiosità popolare, intrisa di magia e superstizione. È entrato nelle case della gente, sempre ben accolto, come il cacio sui maccheroni. Questa è un'espressione che ci ha riservato l'amico Franco Palumbo di Lofrano. La sua casa è stata più volte visitata dal professor Vito Teti e dal professor Massimo Cresta, oppure dal sindaco di Gioi Cilente, il dottor Andrea Salati, in occasione della Sagra del Fusillo, quando la sua casa ospitava per settimane il professor Luigi Lombardi Satriani, che abbiamo conosciuto là. Dicevamo, è entrato nelle case della gente e ne ha condiviso i momenti importanti. Ed oggi possiamo dirlo per avere una visione, la visione del mondo, essere un visionario. Come il regista, uno scrittore, un artigiano, un artista, per fare un lavoro, quando osserva e dice «mi sono fatto l'idea, già me le immagino». Insomma, lui la vede già nella sua mente,
come deve essere fatta quell'opera, a cosa va incontro, cosa deve suscitare e cosa deve soddisfare. Insomma, l'autore di un'opera deve essere un visionario ed è importante, diciamo fondamentale. Ma dopo la visione c'è la regola che deve rispettare, i requisiti che l'opera deve contenere. E questa regola è la regola d'arte. Infatti diciamo, è un lavoro a regola d'arte. L'autore, il romanziere, lo scrittore, l'artista parte dall'idea per fare l'opera e poi l'opera deve entrare nel catalogo dell'arte. A questo punto mi domando, è vero che i luoghi agiscono come motori di ricerca per la nostra mente? I luoghi condizionano il pensiero? Immaginiamo noi fermi alla stazione per prendere un treno, per aspettare l'arrivo di una persona cara. Non è lontano dalla realtà immaginare, mentre i treni si rincorrono, si fermano, ripartono, ma è possibile immaginare, paragonare i nostri pensieri a dei passeggeri stanchi. Molti vanno, alcuni si fermano, scendono dal treno della mente, il treno della vita, si fermano per alcuni giorni o per un breve periodo, poi ripartono, ritornano, si perdono nel mare della vita. Se al posto del treno, della stazione ferroviaria, mettiamo un territorio, la nostra terra, il Cilento, se al posto del passeggero mettiamo il nostro autore con il suo saggio, questo saggio, il gioco è fatto. C'è un'espressione popolare che dice a proposito di genio: se ti passa il genio, in questo caso voglia. Quindi se non hai voglia, l'opera d'arte non la fai più, non la concludi, non la porti a termine. Quindi è importante per l'artista non perdere mai il genio. E qui c'è tanto genio, tanta voglia, ma voglia di desiderio di cosa? E sempre parafrasando, genio del luogo, voglia di quel luogo, di quel momento. E questo luogo è il Cilento, voglia di Cilento. Una terra baciata dal sole, dal mare, dai fiumi, dalle colline. Una terra che sta vivendo un momento magico, motivo di orgoglio. Per alcuni, son nata luciente e me ne vando, diceva il cantautore Anillo di Vita assieme al poeta Giuseppe Liuccio, mio professore. Motivo di appartenenza, spesso si dice, sono di Vallo, di Sapri, come luoghi straordinari. Ma tutto è il Cilento. È tutto il Cilento. L'amore per la propria terra è un sentimento antico che pervade la letteratura da Ulisse in poi, ed è questo sentimento che ci unisce qui in questa riunione. Ognuno di noi qui presente ha una storia diversa, interessi diversi, ma siamo uniti da questo sentimento antico, questo sentimento che ci unisce al sociologo, all'autore del libro che stiamo esplorando. Partiamo da questa costruzione, da questo sentimento antico, l'amore per il Cilento, e vediamo che questo è il motore di ricerca che spinge, costringe l'autore, che da diversi decenni lo vede girovagare per questo territorio alla ricerca del genius loci. Ognuno di noi ha una risposta o più risposte alla questione che ci ponevamo prima. Dov'è? Cos'è? Per alcuni la risposta è l'immagine del luogo, il paesaggio, paesaggi capaci di imprigionare le peculiarità del luogo. Per altri la storia delle nostre contrade, per altri la memoria storica che si sedimenta nella nostra immagine, nel nostro immaginario, e che viene trasmesso spesso dagli anziani. Anziani, ma io preferisco dire antichi, anche io preferisco essere antico. I giovani usano spesso la mitologia, tu sei antico, antico perché forse capace di trasmettere valore e cultura universale. Per altri, il genius loci può essere un momento di storia risorgimentale. Per altri, il periodo della storia antica, della Magna Grecia. Per altri, la religiosità che si incontra nei pellegrinaggi. Vediamo l'autore. Vediamo subito che forse anche noi, è preso da quel meccanismo definito come sindrome dell'osservatore, coinvolgimento emotivo. Lo vediamo coinvolto nella ricerca, interroga la bellezza materiale del paesaggio, interroga le bellezze storiche dei luoghi, studia le manifestazioni più autentiche delle feste religiose, laiche, popolari, folcloristiche,
ma mai da solo. Si fa aiutare dagli attori delle manifestazioni, dai depositari della memoria storica. Studia queste manifestazioni incastonandoli negli studi più recenti. Dicevamo che l'autore, per studiare la comunità, indossa i panni dell'osservatore partecipante, essendo unendo ambiti legati a diverse discipline, dalla sociologia all'etnoantropologia, agli studi sul folklore, alla storia e alla filosofia. Filosofia intesa come sapere. Una volta si diceva o scriveva di filosofia materiale, filosofia astronomica, eccetera. Sapere che unifica tutti i saperi. Io non posso dimenticare tutte le volte che ci siamo trovati a far visita a un castello, a un palazzo, a un santuario. Entrando in quel castello, in quel palazzo, in quella chiesa, come per incanto restavamo per molto tempo assorti, in silenzio. Un silenzio insolito per chi come noi era solito esternare i propri sentimenti. Ogni volta che ci troviamo in un paese, una piccola piazza, uno spiazzo distante una chiesa o un castello, castelli che sono lì a presidiare la lunga storia attraverso la quale si è formata la piccola città, spesso posta a guardia di una vallata o di un passo o di un porto. Le nostre conoscenze sono state approfondite, spesso ci hanno permesso di dire che il nucleo abitato risale al Medioevo o a epoca bizantina, ci hanno permesso di stabilire il passaggio di mantri attraverso i tratturi antichi, ci hanno permesso di risalire ai traffici che si svolgevano per via mare, al tempo dei monaci benedettini, ai traffici tra pianura, mare e entroterra. Ma poiché siamo cultori di storia antica, di tradizioni popolari, di storia dell'arte, se noi ci poniamo quelle domande sulla vita delle passate epoche, potremo dare una risposta abbastanza facile. Ma quando cerchiamo di entrare più in là, al di là del sapere specialistico, ci permettono queste conoscenze di penetrare o di avvicinarci al senso della vita, al genius loci, di conoscere cosa pensava, cosa faceva il barone, cosa faceva il popolo, la storia degli uomini che abitavano questa terra, come vivevano, le loro passioni, le loro azioni. Esiste infatti un territorio, il nostro Cilento, con delle peculiarità, caratteristiche storiche, geografiche, ambientali, religiose, dialettali, eccetera. Tutto questo, tutti concordano su questo, storici, antropologi, sociologi che da tempo si stanno interessando di questa subregione. Innanzitutto il Cilento ha una sua storia e una sua storiografia. L'inizio degli interessi da parte degli studiosi lo troviamo ai primi anni del 600 con Giancarlo del Mercato, per arrivare alla storiografia vera e propria del 1700 con Costantino Gatto, Giuseppe Volpe, Giuseppe Maria Galante, Giuseppe Antonini. Ma allora si trattava di parlare dell'antica Lucania dei Romani, della quale il Cilento ne costituiva solo una parte. Ma se l'incipit riguarda la storia di questa terra, in questo libro, con un excursus che va da Masiotta, Ebener e tanti altri, vediamo subito che essa serve per delimitare il territorio che va sotto questo nome. Ma che fortuna ha avuto questo termine Cilento, che da piccolo territorio che ruotava intorno al Monte della Stella, a vasto territorio che si allarga a macchia d'olio fino a comprendere buona parte della provincia a sud di Salerno, dagli Alburni al Vallo di Iano fino a Sapri. In questo territorio gran parte della popolazione, lo abbiamo visto, lo abbiamo citato, si riconosce nel Cilento, un confine mobile che si allarga. Ma vediamo da quanto inizia questo processo di espansione. Abbastanza di recente, io direi. Io ne vedo i prodromi nella istituzione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Ma l'autore, come già altri emeriti della cultura, basti ricordare il dottor Pietro Ebner, il professore Giuseppe Stifano, il poeta Omar Pirrei, il sociologo Don Carmine Troccoli, Gennaro Greco di Ascea con l'associazione Proloco e tanti altri
che non sto qui a nominare, però che conosco tutti, già prima della nascita del parco lavora per dare una identità alla popolazione di questa terra, prima come giornalista di una e poi come direttore di una testata giornalistica locale, il Mezzogiorno Culturale, poi con vari lavori, identità cilentana e cultura popolare, cilentanità, eccetera. Questa digressione per mostrare la mole di lavoro e su quali basi metodologiche si fonda. L'autore, per dare fondamento scientifico al suo lavoro di osservatore sul campo, effettua intervista attraverso tutti i paesi, prende appunti, annotazione, considerazione su rilevanze architettoniche e momenti di aggregazione. Feste religiose, pellegrinaggi, feste del Santo Patrono, feste laiche, sacre, manifestazioni storiche, morte del Cilento, sbarco del Pisacana, assalto dei Turchi. Messi insieme, tutte queste cose formano un mosaico di vita, un groviglio di chiese, castelli, palazzi, piazzi, portali, case baronali, che sembrano popolarsi di gente. Qui si fa la storia. Così si racconta la memoria storica del Cilento. Questo groviglio di paesi, paesi abbandonati che d'estate, almeno per pochi giorni, tornano a vivere. Ricordo Rocinio Vecchia, eterna araba fenice che risorge dalle sue ceneri, e l'emozione che provoca questo villaggio fantasma. Groviglio di paese, paesi che si muovono, paesi che camminano, dal fondovalle ascendono, a causa di movimenti franosi, alla montagna che lo sovrasta. Paesi che risorgono dopo guerre rovinose, carestie e pestilenze. Bosco, dopo i morti del 1828, Sant'Acce la Fasanella, dopo la distruzione di Federico II. E paesi che si nascondono dietro le colline, si nascondono per paura dei saraceni, mentre prima il mare fungeva da tramite per i commerci, ai fenici, ai greci, ai monaci. C'è sempre nella memoria della gente del posto questa frase, il paese antico. Prima il paese sorgeva più là, il paese era una piccola Napoli, cioè quante cose ricorda la gente. Ma quando la situazione migliora, la gente ridiscende al mare, alle marine, le meravigliose marine. È un continuo andare delle nostre comunità. Dicevamo, groviglio di chiese, castelle, palazzi, che formano il nostro paesaggio della mente. Grazie a Martucci. Grazie. Grazie a Martucci, ma grazie al professore Antonio Di Rienzo che ci ha offerto una versione e una lettura del Cilento in termini di paesaggio, da sogno di notte, di una notte di mezz'estate. Grazie veramente, perché è stato un intervento molto toccante, aggregante e agglutinante per tutti noi. Prima di passare la parola alla dottoressa Bianca Fasano d'Aiuto, Bianca Fasano, giornalista e scrittrice, presidente e fondatrice dell'Accademia dei Parmenidei, devo precisare che il verso shakespeariano dell'essere e non essere trova radici proprio nel Cilento e nella filosofia di Parmenide, il quale è il maestro dell'affermazione della negazione, del nessere e non essere. Quindi il Cilento è stato al centro di una cultura millenaria, senz'altro, come diceva anche Di Rienzo, ma al centro di una cultura euro-mediterranea, mondiale, perché qui l'essere e non essere parmenideo, inevitabilmente sorge il concetto della democrazia, che insieme formano un sistema di reciproco libero scambio e di rispetto tra le persone. Al termine delle relazioni, ovviamente c'è lo spazio per gli interventi e dei convenuti. E quindi la parola alla dottoressa Bianca Fasano, giornalista, scrittrice, sociologa, che ha scritto molti articoli per giornali importanti,
fantasia, vita e morte d'amore, terra di sole, non mi voglio dilungare, a lei la parola, a lei altre visioni, altre considerazioni, altre criticità del testo. Allora, buonasera a tutti. Prima di tutto, Antonio, sei sempre un romantico. Lo eri quando ci ho conosciuto da ragazzo e hai conservato questa prerogativa che mi riscalda il cuore. Vabbè, volevo dire, grazie per ricordarti di me, volevo dire, questo libro che vedete qui mi ha costretto proprio a tornare indietro da poco, perché io mi sono ho preso delle lauree recenti, quindi ho ripreso a studiare, ma dico 300 pagine di questo libro, effettivamente capirne qualcosa, ecco, io ho messo i fogliettini come facevo da ragazzina quando facevo gli esami. Ok, la prima cosa che ho notato io, e devo dire, mi sto chiedendo di chi è stata l'idea della copertina, perché la copertina è bellissima, cioè è calda, mi ha fatto pensare... Guardate, scusa Bianco, ci sono dei microfoni accesi, guardate, se li spegnete, Fierro e anche Luciana. Grazie. Mi ha fatto tornare un po' al tempo in cui vedevo i miei tramonti cilentani, perché questo è bellissimo, è un tramonto del Cilento. Il libro, quindi, la prima sensazione che mi ha dato è stato di questo calore. Poi chiaramente è calda la copertina, è caldo anche il vissuto che c'è dentro. Allora, Pasquale Martucci è un cilentano. Quindi, per quanto abbia cercato di fare un'astrazione di quello che era il compendio dei suoi studi, 35 anni di lavoro sul campo da buon sociologo, inevitabilmente comunque ha trasportato nel suo scritto anche l'amore per la sua terra. È un amore che io capisco perfettamente perché lo condivido. Ho detto, io sono una napoletana cilentanizzata. Allora, mi aspettavo una disquisizione sociologica perché necessitava, visto l'aspetto che lui ha dato al libro, però lui è riuscito a farlo in una maniera molto più calda. Di storia del Cilento noi ne avevamo, e lui stesso lo ha detto, basti pensare allo straordinario lavoro dello storico Pietro Ebner, che ho avuto l'onore di conoscere. Però quello che abbiamo trovato in questo libro è qualcuno che ci ha preso una mano e ci ha accompagnato per strade, per strati, dal passato al presente con una speranza di futuro, il che è molto bello. Quindi Martucci è riuscito a coniugare il passato storico fatto di culture differenti, approcci religiosi che fondano la dottrina della Chiesa alle espressioni intime della religiosità popolare. Io sto cercando di restare nello scritto perché sennò mi allargo, con le possibilità di uno sviluppo che è tutto da realizzarsi, così da consentire ai giovani di non rappresentare più cervelli da emigrare. E questa è la triste, perché noi trattiamo spesso l'argomento dell'immigrazione, e la nostra immigrazione è adesso un'immigrazione di cervelli, e la cosa dispiace. E abbiamo questo territorio del Parco Nazionale del Cilento come natura splendida nell'entroterra e nel tratto di costiera campana dal Mar Tirreno meridionale, compreso tra il Golfo di Salerno e il Golfo di Policastro, con la storia, lui l'ha coniugata con la storia antica dei centri dell'entroterra e della costiera. Abbiamo anche una parte di megalitico, ad esempio la famosa Petra Rumulacchio, che si trova sul Monte Stella, e senza dimenticare a questo proposito gli studi di Luigi Leuzzi, che lui ha fatto proprio sull'architettura sacra del megalitismo nel Cilento. E quindi il nostro autore è riuscito ad inserire la storia dal passato andando al presente, senza dimenticare il parco archeologico di Velia e le memorie lasciate dall'influenza dei monaci italo-greci, che hanno di molto condizionato, come ha ricordato anche Antonella, la vita di alcuni centri cilentani.
Un lavoro notevolmente complesso che è certamente la prova dell'opera di ricerca che Martucci ha svolto di più di 30 anni nel territorio del parco, utilizzando un approccio metodologico basato anche sullo studio tra le relazioni degli individui nella società cilentana, che vanta una complessa dimensione storica, allo scopo di studiare le interazioni tra individuo e comunità. Mi mantengo qui, se non esco troppo fuori, con un'attenta osservazione di questa società eterogenea che tuttora è in rapido cambiamento. Intanto il titolo che ci parla del genius loci chiarisce che vi è stata la ricerca dello spirito, dell'anima, dell'atmosfera che si respira nel territorio cilentano, come ha ricordato molto bene Antonella. Qualcosa che io ho provato, perché io vivendo 30 anni nel territorio cilentano, questo genius loci l'ho sentito su di me. L'autore ci ricorda che anche il silenzio ha un suo valore da percepire e realizzare in momenti di quiete intima. Ed è una cosa che io da cittadina che era passata dalla città al paese ho sentito moltissimo. Questo silenzio che adesso a Napoli non sento più ovviamente e di cui si sente la mancanza. Quindi invogliare quanti vengono nel Cilento anche ad apprezzare proprio questo silenzio. Allora, chi è vissuto nel tempo sul territorio si rende conto che questo individua il carattere di un luogo, il genius loci, inglobando che sia le opere materiali, naturali o costruite dall'uomo, che la trasmissione dei ricordi, delle leggende, dei canti, delle musiche, delle tradizioni che conducono al possesso di un legame storico-culturale capace di rendere unico e istantaneamente distinguibile un luogo, in particolare, dicevamo, i luoghi del Cilento. Allora, il nostro autore ha fatto uno studio epistemologico, ha permesso di partire dalla storia per collegarla a tutta una serie di scienze, come ha ricordato anche il nostro Angelo Perriello, raggiungendo una conoscenza complessa della società, e anche Antonio ne ha parlato, con la loro terra, inserendovi tutto quello che riguarda la vita quotidiana di chi abita in questi luoghi. L'autore è riuscito, attraverso un'opera di ricerca sul campo, durata 35 anni, ma proprio sul campo, perché lui ci è vissuto, a comporre un ricamo preciso in cui ha inserito la partecipazione alle manifestazioni che io conosco, le numerose interviste in cui ha raccolto la vita quotidiana, il loro rapporto con i luoghi in cui vivevano con i figli e anche le motivazioni che hanno condotto al triste fenomeno dell'emigrazione. Il libro ci accompagna con le molte interviste sul campo nell'identità e specificità del territorio, nella mitologia, la ritualità, ad esempio le scente di cui ha parlato anche Antonella, portate sul capo delle donne nelle cerimonie religiose che appaiono come espressione popolare molto forte. Nei riti di passaggio che accompagnano la semina e il raccolto, nei detti, ma anche nel modo con cui si realizzano le modeste e semplici attività di ogni giorno, quali la cottura del pane. E a questo mi ha fatto ricordare quell'espressione che diceva il mio suocero: chiacchiere in alzo furno, so per di niente pane cavero. La vendemmia, la realizzazione del vino, l'uccisione del maiale, con tutte le abitudini connesse, scambi di aiuto e doni che rimandano all'antropologia del dono, il significato dei regali secondo Marcel Mauss, perché ovviamente esce fuori il sociologo mentre ne parla. Ha realizzato questo libro per mezzo di anni di ricerche e lavoro sul campo ad indirizzo antropologico sociale, includenti strumenti metodologici indirizzati essenzialmente alla ricerca qualitativa. Tuttavia ha tenuto presente anche gli apporti che gli hanno permesso di valutare i lavori di studiosi locali, le iniziative territoriali e le pubblicazioni attuali presenti sul web. Io non mi voglio allungare di più. Credo che tutto quello che si poteva dire di questo libro, con chiarezza, l'hanno detto Antonella e Antonio. Quindi credo che mi voglio fermare qui. Per il resto
sono convinta che questo sia un ottimo strumento di lavoro per quanti vogliono comprendere il Cilento, attualizzarlo, migliorarlo e dare qualche speranza di futuro ai giovani. Grazie. Grazie a Bianca Fasano per il suo intervento, che ha toccato molti punti del testo, che io a questo punto, dopo tutti gli interventi che ci sono stati, definirei addirittura il romanzo del Cilento, un testo eclettico che traduce e trasporta molte realtà del posto a cui tutti noi siamo legati e a cui ci sentiamo di appartenere. Ma ripeto, prima di introdurre il nostro carissimo affettuoso antropologo, studioso di mito archeologia anche, il dottore Leuzzi, devo precisare che tutto ciò che accomuna l'uomo può essere tranquillamente sintetizzato dalla parola communitas, su cui, come ben sapete, nel Cilento abbiamo investito per molti anni. Abbiamo ritrovato i nostri fratelli sanniti, anche loro attestati sul versante di questa parola. Communitas, appunto, relazione. Forse è qui il segreto, è il segreto delle etnie che vengono diluite dalla grande distribuzione dei prodotti, dalla cultura della grande distribuzione, delle etnie che con il loro genius perdono la loro identità proprio per apporti che provengono dall'esterno. Communitas proviene anche dal latino cum munis, come diceva Bianca, con il dono, cioè la politica del dono, la cultura soprattutto del dono. Questo incontro con i nostri fratelli sanniti credo che non sia un fatto normale. Penso che sicuramente è un fatto voluto da una volontà superiore. Quindi la parola al dottore. Saluto tutti. E, come dire, c'è questa ambientazione, questo riferimento a una comparazione con la cultura sannita che molto mi avvince, anche perché del Cilento poco si è sottolineato di questo interno che è il luogo di avanzamento, di espansione di un etnos lucano che deve molto alla cultura sannita e che è stato indagato in altre occasioni. Faccio riferimento anche a un mio modesto contributo, il Cilento è un'isola, e non è stato mai approfondito, perché c'è stata sempre una sorta di dedizione, una criticità diffusa che poco caratterizza le caratteristiche della cilentanità. Quindi, diciamo, il caro professore Perriello mi ha stimolato, chiaramente necessariamente è un preambolo fondamentale. Ma adesso andiamo al testo del caro Pasquale Martucci, di cui dirò innanzitutto che quando nel 2002 ebbi modo, poi perché decisi di ritornare nel Cilento, esercitare la mia professione, mi ha dato sempre il primo stimolo insieme a Antonio Di Rienzo sulla cilentanità. Bene, sia Pasquale Martucci che Antonio Di Rienzo sono attori e testimoni di un Cilento di cui adesso dobbiamo parlare nel ricordo, perché il Cilento si è trasformato, il Cilento che resta d'altronde è anche oggetto di questa attenzione del gruppo Lambro Mingardo, e credo che i contributi che saranno dati poi in merito al Cilento per i temi di identità saranno da stimolo per noi per un ulteriore approfondimento sul tema che io condivido chiaramente con Pasquale Martucci, di una identità evolutiva. Ma andiamo al testo. La definizione di cilentanità non può prescindere da un senso di appartenenza, che è dunque un valore collettivo, è un sistema comune di regole, di pratiche di vita, attiene a una cultura materiale. Dunque, la cultura
è la cornice in cui le relazioni svolgono una funzione collettiva, attraverso gli oggetti, le sagre, i riti di aggregazione e l'immaginario comune. Non si può prescindere dunque da un linguaggio, da una oralità, da una socializzazione che è fatta e così costituisce in impressioni vocali, in gesti, in storie, nei punti, nelle feste, negli eventi. Parlare di solidarietà significa non prescindere dai temi della solidarietà, dall'aiuto reciproco, dall'ospitalità, dell'appartenenza alla comunità, dal paese, dei legami familiari, parentali, dei legami del vicinato, dei legami amicali. Sono tutti questi termini che sembra che siano consegnati nel passato e che attualmente è difficile di trovare. Un punto di criticità che sottolinea Pasquale è soprattutto quello della subalternità al potere, che è una espressione, un atteggiamento, come dire, remissivo dei cilentani, che è chiaramente in contrasto con l'atteggiamento fiero dei fisti, con quell'atteggiamento orgoglioso di sovversione del potere che caratterizza questa etnos lucana che ogni tanto si riattualizza, e mi avviso anche in occasione del brigandaggio. Dunque, non possiamo prescindere da luoghi e dal contesto di riferimento, ma certamente questa è la grande lezione di Pasquale Martucci. Bisognerà passare a una posizione di soggetti attivi, non inerti, non determinati dagli eventi. Bisognerà passare a fare e così dare delle altre norme per i comportamenti che questa comunità o questa intercomunità dovrà assumere. Martucci è di Rienzo, dunque, perché li devo nominare insieme perché sono espressioni di una ricerca pluriventennale, andiamo oltre, non voglio andare nei dettagli, hanno la capacità di muoversi tra la tradizione e il cambiamento. Interessante, a proposito anche del contributo di Antonio di Rienzo, che devo necessariamente citare per affetto e costima, bisognerà uccidere il padre, citando della capra Raffaele, e soltanto così assumere l'eredità. Cioè non si può immaginare un cambiamento e un'innovazione del Cilento se non si è capaci di assumere una posizione anche critica che consenta di trascendere le vecchie posizioni per avviarsi verso il nuovo. Un approccio molto complesso quello di Pasquale Martucci. Un approccio mitodologico anche, cioè il mistero delle origini diventa la via, e se vogliamo attraverso la doxa le opinioni anche mutevoli, per incontrarsi con un immaginario del profondo che abbraccia anche la nostra attualità. Quindi lo sforzo è quello di introdurre simboli, miti, riti, che consentono di passare dal testo, quindi dalla tradizione, al contesto attuale. Questo non può che avvenire attraverso una complessità, e la complessità che caratterizza il contributo di Pasquale Martucci è quello di attraversare le varie categorie antropologiche e sociologiche che attengono al noi condiviso. Non esiste cilentanità se non c'è comunitas, e qui mi riferisco al contributo pregevole di Perriello Angelo, il quale in maniera molto fattuale in più occasioni ce lo ricorda. E non esiste una riflessione sul Cilento che sia fattuale se non ci sia un'antropologia trasformazionale, se non ci sia un'antropologia capace di visitare il passato e di proporre prospettive di cambiamento, dunque. Perché, ritornando al Vito Teti citato da Carlo Antonio di Rienzo, se è vero che noi insistiamo nella restanza, cioè ci confrontiamo con l'ombra del passato, avvertiamo un disagio che è tipico della nostalgia, perché il dolore di ciò che non può più riattualizzarsi, perché il Cilento è cambiato, è altro adesso, proprio questa nostra condizione di stallo
ci invita a indovare, come dire, con coraggio e percorrere una strada che consenta di pervenire a un'identità evolutiva. Dunque, la cilentanità, così come viene attestata dai vari testimoni di un Cilento che è a partire dal passato, era una comunità rurale. Dunque, ma quale indagine possiamo condurre sul Cilento che resta? Esiste dunque una transizione che dall'identità ci possa portare al cambiamento? Ebbene, Pasquale Martucci ha questa priorità e sicuramente la comunica, perché non c'è soltanto nostalgia, ma c'è chiaramente la possibilità di modificare anche i nostri atteggiamenti. Per comprendere veramente la cilentanità, bisogna anche svestirsi dai ricordi del passato e tenderli attuali. Ed è questa la caratteristica del sociologo, sicuramente la priorità che caratterizza un percorso di indagine che è sempre continuo. E adesso mi soffermerò invece sugli aspetti anche emozionali, empatici di Pasquale. Perché Pasquale, insomma, ti lascia permeare di emozioni mentre parla del Cilento. Pasquale è una persona gioviale, trasmette gioia, entusiasmo, riesce a superare le posizioni storicistiche e le traduce in una modernità, in un'attualità. Affronta il pensiero complesso di Foucault e lo trasmette in maniera molto essenziale e assimilabile anche all'ultimo dei cilentari scarsamente motivati. E credo, e questa è l'ultima notazione, che avendo introdotto il tema del genus loci possa aver proposto a noi tutti l'approfondimento di quella che è una vocazione antropica di questo paesaggio, perché nell'accezione di Norbert Schulz il paesaggio antropico evoca una religio, res religio, una religione che ci unisce ai luoghi. Come nella Ierefania noi caratterizziamo i luoghi attraverso un ente che caratterizza e permea di sé il paesaggio, noi dovremmo scoprire la religione dei luoghi dell'interno e riattivare un dialogo con una costa che si è estremamente distaccata da origini che caratterizzano sicuramente una comunicazione, una corrispondenza tra l'interno, quello montuoso, collinare, e la costa. Cioè, dopo tanta attenzione a una crescita diffusa, bisognerebbe quindi riorientarsi su questo dialogo tra l'interno e la costa. Se non riusciamo a stabilire dei ponti intersoggettivi e di scambio epistemologico, sociologico, antropologico, noi perderemo una grande occasione, perché del Cilento che resta bisogna riattualizzare queste dinamiche di scambio e di intensa attività, che non è soltanto l'occasione per fare turismo, intendiamoci, ma per una piena sopravvivenza. E io ringrazio Pasquale Martucci e ne approfitto Antonio Di Renzo, che ho citato necessariamente, per il contributo che hanno dato. Ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie al dottore Leuzzi, il quale ci spinge anche a considerare il versante della conoscenza attiva, della conoscenza soggettiva. Difatti ha parlato di soggetti attivi. Devo ringraziare intanto già tutti i relatori, perché hanno assunto una distanza psicologica dall'oggetto che hanno voluto analizzare e trattare. Ma ritornando alle posizioni di Leuzzi, credo che già stasera i soggetti attivi ci siano. Sono il responsabile dell'associazione Communitas Sannitica, il
la grande Lucania, che è presente in studio con Gaetano Fierro, il quale spesso mi invia dei post pregni di passionalità e di, soprattutto di vocazione, di intenti di unione, di assemblaggio delle parti, non solo attraverso la storia, attraverso le nostre comuni radici, ma soprattutto attraverso una intenzione di proiettare sullo scenario euro-mediterraneo la nostra comunità, la nostra cultura, la nostra capacità di essere uniti. Adesso interverrà il professor Ezio Martuscelli, che è il presidente dell'associazione storico-culturale Progetto Centola e gruppo Lambro e Mingardo Cultura. Ezio è stato direttore dell'Istituto di Ricerca e Tecnologia delle Materie Plastiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È stato anche docente presso l'Università Federico II e il Sor Orsola Benincasa di Napoli. È presidente dell'Associazione Storico-Culturale Progetto Centole, è autore di numerose pubblicazioni e libri nel campo scientifico, eccetera, anche nel campo storico. Noi nel Cilento amiamo il teatro brechtiano. Brecht, come sapete, scrisse The Dreische Oper, cioè l'opera da tre soldi, e si riferiva a un regime. È dove l'attore è anche spettatore, lo spettatore è anche attore. Ezio ci ha offerto questa possibilità di essere attori e spettatori e viceversa. Grazie Ezio per quello che stai facendo per tutti noi. Per carità, grazie a voi, perché è un lavoro di gruppo, il successo, se c'è, è dovuto a tutti coloro i quali partecipano a queste intraprese. Io mi sento un po' a disagio stasera, sinceramente, perché come giustamente ha ricordato Angelo, io sono un chimico fisico, quindi non sono né un sociologo né uno storico, però diciamo mi piace leggere di sociologia e di storia, quindi sono un appassionato, lettore di questo, cultore, diciamo così. E per quanto riguarda il libro di cui stiamo parlando, io l'ho letto con estrema attenzione, ho gradito moltissimo, mi piacerebbe che il mio intervento sarà più che altro nel pungolare Pasquale Martucci ad proseguire questo, cioè io considero questo libro che ho letto con estrema attenzione, un libro anche difficile sinceramente, il mio intervento è volto a pungolare Pasquale Martucci a continuare gli studi che ha intrapreso, in quanto per quanto mi sembra di capire a me naturalmente, questo studio non può essere considerato esaustivo, cioè come se fosse arrivato a un certo punto, no, abbiamo raggiunto un traguardo, adesso dobbiamo andare oltre. Ecco, questa è la mia, d'altra parte gli storiologi, gli storici, eccetera, i ricercatori questo fanno, altrimenti non ci sarebbe avanzamento della ricerca, delle tecnologie, eccetera, e non si va sempre avanti. Io partirò da questo, innanzitutto un complimento che voglio fare, perché sono appassionato di un lettore della storia dei monaci basiliani, è quella che Pasquale ha riportato e ha messo da enfasi al contributo, così come ha ricordato anche Antonella, nel suo al contributo che io reputo formidabile dello sviluppo dei monaci basiliani, che hanno dato allo sviluppo del nostro Cilento e altre zone, diciamo. E monaci basiliani che, ricordando che qui c'è l'amico Fierro, i monaci basiliani che hanno costituito delle cittadelle ascetiche che andavano dal Lago Negro, il Mercurio, oppure al Monte Bulgaria, fino a San Nazario, eccetera. Quindi, secondo me, andrebbe, così come ha fatto Pasquale, andrebbe ulteriormente approfondito questo imbusto che hanno dato i monaci basiliani, e vorrei dire anche tutto il monachesimo, anche quello benedettino, diciamo, che diciamo, poi si sono incrociati questi due monachesimi, nel sviluppare la struttura a borgo, anche se alcuni dicono che dire borgo è sbagliato, ma io continuerò a dire sempre a borghi del Cilento. Cioè, in altre parole, mi piacerebbe che Pasquale approfondisse il concetto di incastellamento del tipo religioso
insomma, creato e messo su dai monaci basiliani, dai monaci benedettini, che ha portato, insieme all'incastellamento, diciamo, dovuto al feudalesimo, alla creazione di questi borghi, no? I borghi che, secondo giustamente quello dice Pasquale, sono l'essenza, vorrei dire sono il genius loci del Cilento. Se noi togliamo i borghi dell'interno del Cilento, noi togliamo la storia di tutto il Cilento. Perché le cose sono venute dopo, c'erano prima, Velia, Pesso, ma dopodiché per oltre 5, 6, 700 anni le cose erano tutte rase a zero, non c'era nulla sulle coste. Dal 500 c'era tutto era tutta una struttura a borgo del Cilento. Quindi questo secondo me sarebbe un punto importante da approfondire in maniera ulteriore. Adesso voglio fare, una maniera un po', diciamo, disinvolta, un parallelismo, parlando adesso del concetto di cilentanità o anche del concetto di specificità dei luoghi, perché cilentanità, se lo applichiamo ad altri luoghi, dobbiamo parlare di elementi specifici dei luoghi. Allora voglio parlare un momento di Napoli, va bene, per portarlo poi, e finisco a breve. Napoli, fino agli anni 60, e qui Bianca Fasano, Bianca mi può dare una testimone, si caratterizzava per 4-5 elementi strutturali che erano fondamentali, che determinavano la napoletanità, no? Ed erano lo struscio. Forse voi non sapete cos'era lo struscio. Il Giovedì Santo tutta Napoli si fermava, va bene? Tutta l'arteria più importante di Napoli, che era via Toledo, via Roma, dal Museo Nazionale fino alla piazza Bibici, era tutta bloccata. Era la festa di primavera. Vero Bianca, sei d'accordo? Si sfoggiavano i nuovi abiti primaverili, gli uomini sfoggiavano le pagliette, diciamo, di paglia, toglievano i cappelli, diciamo, di felpe, cioè, mettevano le pagliette di paglia e strusciavano dal Museo Nazionale per 3-4 chilometri per sa poco, e andavano e le donne mettevano i nuovi abiti primaverili, i grandi cappelli, eccetera. Il traffico era bloccato e si andavano a fare le visite ai sepolcri, ai santi sepolcri, perché in questa strada c'erano decine di strade. Questa era quindi una specificità che caratterizzava il mondo napoletano. Poi c'era un'altra specificità, era la festa dei Piedirotta, i carri di Piedirotta, tutta la città si bloccava a settembre, alla Madonna di Piedirotta, cioè era una festa corale, cioè tutta la città viveva per lo struscio, per Piedirotta, e poi ci voglio aggiungere anche un altro elemento, il festa della canzone napoletana. Questi erano tre elementi che caratterizzavano Napoli, la specificità di Napoli, chiamiamola identità, quello che volete, erano tre caratteristiche del luogo napoletano che erano queste. Sono durate a partire dagli anni 60, queste tre specificità sono scomparse, letteralmente scomparse. Bianca, mi puoi dare una testimonianza di questo? Cioè non esiste più. Quella che era una specificità, una criticità, un'identità di un popolo, diciamo, enorme, qual è il popolo napoletano, sono scomparsi. Va bene. Mi domando, adesso andiamo nel Cilento, no? Nel Cilento c'erano le famose fiere. Io l'ho vissuto anche da bambino, perché eravamo dei possidenti, anche oltre mio padre l'ingegnere, ma anche quello, tra virgolette, veniva nella classe dei galantuomini da criticare al massimo, oltre a frivolare. C'erano le famose fiere, la famosa fiera di Salerno, che era famosissima. Non parliamo della fiera di Foggia, della lana, che era importante in tutta l'area mediterranea, parliamo di Foggia, ma c'erano le fiere. Le fiere erano, all'epoca di cui sto parlando, fino al secondo... dopoguerra, non c'erano televisioni, era un elemento, a parte importantissimo dal punto di vista commerciale, ma importantissimo per l'importazione e l'esportazione di notizie, no? Cioè, veniva il commerciante da Salerno, eccetera, con il suo carro, eccetera, e portava le notizie a noi poveretti che stavamo in uno sperduto borgo del Cilento, e con chi avevamo a che fare? Con i commercianti, con qualcuno di questi, eccetera. Ora le fiere praticamente sono scomparse.
Io mi ricordo la famosa fiera della Maddalena, non so chi di voi se la ricorda, la fiera di Pattano, la fiera di Foria, che era famosissima per gli animali, perché poi ogni fiera si caratterizzava per... Le fiere di fatto sono scomparse. Così come tante altre foro, tante altre, diciamo, caratteristiche fondamentali del Cilento sono scomparse. Allora io ho gradito molto nel libro di Pasquale, che ha enumerato una serie, diciamo, di avvenimenti religiosi, no? Le feste religiose, le feste, diciamo, la vendemmia era la festa di fine estate, era una festa corale la vendemmia. La mietitura era la festa di inizio estate ed era un evento corale. Queste cose qui non ci stanno più, che caratterizzavano l'identità cilentana, la possiamo chiamare come vogliamo noi identità, erano delle caratteristiche del Cilento che sono scomparse. Allora mi domando, io ho letto con molta attenzione, sono bravissimo ad enumerare una serie di eventi, mi piacerebbe se, è un input che do a Pasquale, che viene da una persona che ovviamente che sarebbe bello poter vedere, diciamo, questi eventi che citati che sono gli eventi residuali per dire, rispetto a quelli che c'erano 50 anni fa, c'erano quattro fiere 50 anni fa. Sarebbe bello poter, diciamo, studiare queste specificità, chiamiamole come volete voi, in una maniera dinamica. Cioè, come sono evoluti nel tempo le varie cose che nel tempo questi eventi, cioè la partecipazione. Per esempio, vi faccio un esempio e poi mi taccio. Una grande fiera e evento è Sant'Antonio, San Francesco a Centola, che era basata sul fatto che si prendevano le statue dei tre santi nel convento che sta a circa 2 chilometri dalla chiesa madre, cioè, alla spalla si portavano in processione. Oggi questo non si può fare più, perché non si trovano giovani che vogliono portare le statue a spalla a fare la processione. Allora ci si è inventato il carretto, ci si è inventato il camioncino, eccetera. Così come quando si fanno alla Madonna del Sacro Monte, no? Si fanno questi pellegrinaggi, e adesso è in macchina, quindi ci mettono terra. Quindi è cambiato tutto. Allora, ecco, questi eventi visti in una maniera dinamica, e in una maniera mi piacerebbe poter, non so in che maniera, quantificare, ecco, la variazione del tempo di questi eventi. Finisco. Per me, in maniera molto prolissa, molto, diciamo, banale, l'identità di una regione è come il panino della spesa che si mette su per definire l'inflazione. C'è varia nel tempo, il panino della spesa cambia a seconda, prima c'erano il caciocavallo, eccetera, adesso c'è il computer, c'è in altre parole, ecco, studiate, inviterei Pasquale Martucci, che ha buttato le basi di una cosa bellissima, ma secondo me è un lavoro che non è completato, ma va continuato. Grazie a Pasquale. Grazie Ezio. Se siete d'accordo, daremmo la parola per ultimo, per le conclusioni, al dottore Martucci, all'autore del libro. Passerei, se siete d'accordo, passerei la parola al professore Gaetano Fierro, della Grande Lucania, movimento della Grande Lucania, che è stato sindaco per 3 legislature nel comune di Potenza, e stasera anche in studio un assessore del comune e il presidente capogruppo del consiglio comunale. A te la parola, Gaetano. Grazie amico Pieriello. Ovviamente saluto tutte le persone intervenute. Ringrazio l'amico Pieriello e l'amico Martuscelli per avermi rivolto l'invito, ed è anche l'occasione propizia per rivedere dopo tanti anni una persona, la dottoressa Fasano, che non così ho perso un po' di vista nel corso di questi anni. Io vorrei partire dal termine che ha usato l'amico Pieriello, comunitas. La comunitas è un termine
che richiama non soltanto valori, valori morali, valori giuridici, valori geografici, che si basa sicuramente sulla prossimità. Una prossimità che io vorrei in termini territoriali leggermente allargare, nel senso che non mi sento con gli amici questa sera un estraneo rispetto a questa riunione, in quanto come lucano richiamo storicamente un'appartenenza che richiama anche la presenza fisica del Cilento in quella visione geografica che dal 1806, grazie ad una improvvida disposizione amministrativa da parte del re francese, modificò la storia dei nostri territori. Il Cilento apparteneva, come ben sapete, alla Lucania, se non che il ministro mio dalla sera alla mattina decise di assegnare gli 80 comuni del Cilento alla provincia di Salerno, dividendoci e quindi separando i nostri destini. Oggi credo che le contingenze che noi viviamo in una realtà del Mezzogiorno che ci accomuna, qual è il Mezzogiorno, il Sud, all'interno del quale registriamo uno spopolamento, come Martuscelli ha scritto nei suoi libri, preoccupante. Mancanza di presenze giovanili che preferiscono lasciare i nostri territori. Questioni esistenziali che sono sempre più gravi. Ovviamente questi problemi ci chiudono nei nostri confini territoriali. Io credo che noi commettiamo un errore, perché oggi la questione è completamente, possiamo dire, allargata, nel senso che più forze mettendosi insieme possono determinare, dal punto di vista contrattuale, politicamente parlando, una visione completamente diversa. Ecco allora l'iniziativa da noi proposta come lucani, quelli di proporre in termini politici la ricostituzione della Grande Lucania, ovviamente osteggiata politicamente, io non mi faccio illusioni, osteggiata dalla politica lucana, osteggiata dalla politica campana, inutile chiamare in causa persone che non sono presenti, anche perché dal punto di vista della forma ovviamente mi presterei a dei giudizi che non sono consoni alle finalità che noi intendiamo perseguire con questo incontro. Ma io invece richiamo in causa il termine comunitas. La comunità che significa? Stare insieme, scambiarci le opinioni, scambiare le tradizioni, vedere quali sono le prospettive che possiamo perseguire insieme. Perché quando giustamente il dottor Leuzzi dice l'interno deve parlare con il mare, deve affacciarsi al mare e viceversa, ed il dramma, dottor Leuzzi, che noi viviamo in Basilicata. Noi per venire nel Cilento dobbiamo superare gli alburni. È un muro che ci ha diviso storicamente, ancora ci divide. Però noi dal punto di vista emotivo, creativo, culturale, lo abbiamo superato per il semplice fatto che io dalla Lucania mi sposto a Vallo della Lucania. Io dalla Lucania mi sposto ad Atena Lucana, cioè mi riferisco e mi sposto in realtà che mi appartengono dal punto di vista emotivo e dal punto di vista culturale. Allora, mettere insieme tutte le belle energie che io qui ho visto esprimere attraverso degli interventi di alto livello, la Casaburi, il dottor Di Rienzo, la Fasano, lo stesso Martuscelli, il dottor Leuzzi, dico, che senso ha stare nei nostri ambiti, chiuderci nel nostro egocentrismo, nella nostra geografia che ci isola, e non trovare occasioni come queste che ci fanno discutere i reali problemi che ci affliggono. Qui noi parliamo della sopravvivenza di un territorio che sta scomparendo. L'amico Martuscelli mi ha mandato una nota attraverso la quale mi dice che nel prossimo anno 13.000 studenti in Campania
non hanno più la possibilità di iscriversi in quanto non esistono più fisicamente. In Basilicata ogni anno, amici che mi ascoltate, si chiude la luce di un comune. Noi nel 2035, da 500.000 persone che siamo oggi, arriveremo a 350.000 persone, di cui il 70% over 60. Quindi parliamo, recuperiamo la memoria dei nostri territori. Però approfittando del testo dell'amico Martucci, non ho avuto la possibilità di leggere questo libro, proiettiamoci con le nostre energie, con le nostre intenzioni, anche ad affrontare un futuro prossimo che purtroppo ci vede penalizzati. Allora, come risolvere il problema, questa problematica? Insieme, stando insieme. Quando vengo da 50 anni a questa parte nel Cilento, io vivo ad Ascea, conosco bene questa realtà da 50 anni. Quando giro per il Cilento, dove ho fatto uno studio seguendo le orme del re svedese Gustavo IV che è venuto a recuperare i reperti della Magna Grecia, ho visitato tutti i comuni del Cilento per amore proprio, per la cultura, però ho avuto la possibilità di conoscere la genuinità, la spontaneità, l'affetto, la lucanità del cilentano, che va recuperata però attraverso una visione geografica più ampia. Che senso ha chiudersi a livello identitario nelle proprie realtà? Se lo dico, risolverò la lucanità. È una bella operazione, per l'amor di Dio. Però oggi abbiamo bisogno di una visione, di un'identità mediterranea, in quanto quando si parla del Cilento, parliamo di Parmenide. Quando parliamo dello Ionio, parliamo di Pitagora. Quando andiamo sotto la torre di Venia, parliamo di, vale a dire, parliamo della scuola ideatica, che sono state le scuole che hanno creato la cultura universale, e non possiamo richiuderla geograficamente in uno spazio ristretto quando l'identità euro-mediterranea deve essere un valore che ci porta fuori dai nostri confini territoriali. E quando Pasquale, spegni qui. Scusa, Pasquale, spegni. Per portare il futuro, stare insieme per dire alla politica centrale: utilizziamo i soldi del PNRR non per realizzare strade inutili, per realizzare ferrovie che nessuno prende, ma diamo posti di lavoro ai nostri giovani che nei comuni non ci sono più. E se noi vediamo anche questa bella assemblea, troviamo tutte persone di alto livello, tutti over 40, over 30, significa che i giovani ormai non ci appartengono più e noi dobbiamo fare pure i conti con la nostra storia. Io ho amministrato la mia città, la mia regione, per oltre 20 anni, ed è uno sconforto girare per i comuni della Lucania, ma anche nell'entroterra del Cilento, e vedere che la sera sulle panchine siedono persone rispettabili di una certa età e non troviamo più un giovane. Questi sono problemi che ci riguardano come uomini di cultura e come messaggeri di comunicazione, che dobbiamo portare all'attenzione di chi ci va a governare e oggi ha creato, come diceva Leuzzi, ed è un passaggio estremamente delicato, sia in Cilento sia in Basilicata, dobbiamo uscire da quelle forme di subalternità politica che ha condizionato non soltanto ieri, ma anche il domani e il futuro delle nostre realtà. Quando si andava in campagna elettorale nei nostri paesi e andavo a cercare voti, mi si diceva: amico Fierro, vieni verso le ore 22, le ore 23 di sera. La stessa cosa è capitata durante le campagne europee nel Cilento, quando si andava cercando voti di sera. Questo dimostra che cosa? Che dobbiamo recuperare quell'ethos attraverso il quale lo spirito critico, la libertà, ci mette nelle condizioni di recuperare la grande memoria storica del nostro territorio. Però una memoria richiama il passato, però la memoria ci invita anche a guardare il futuro. E credo, amici, e concludo ringraziandovi per questa bella opportunità che ci avete dato, che il futuro ci riguarda, il futuro è il nostro avvenire.
Il futuro significa lavoro, significa paesaggio bello, significa viaggiare, però se non creiamo queste condizioni, io credo che saremo testimoni, e mi auguro per tanti anni ancora, di un avvenire che deve riguardare il recupero storico, morale, economico delle nostre realtà. E vi invito, cogliendo questa bella occasione, di venire a Potenza. Io vorrei ripetere, caro amico Perillo, caro amico Martuscelli ed altri, vi invito a Potenza a tenere un convegno come questo, nella mia sede, nel mio circolo a Potenza, per rilanciare a livello del Mezzogiorno, coinvolgendo la Campania, la Puglia, il vostro territorio, la Lucania, a tornare su questi argomenti con lo stesso affetto, con la stessa emotività, con la stessa voglia di stare insieme per dare un futuro diverso al nostro Mezzogiorno, a Cilento, ma anche alla Lucania. E grazie per avermi invitato, veramente di cuore, grazie. Grazie al professore Fierro. Diciamo toccante la sua analisi, un invito all'unità. Noi avevamo già provato in passato a costituire un GECT, un gruppo europeo di cooperazione territoriale tra alcuni comuni del Cilento, il comune di Sparta al sud e il comune di Volvi al nord, nell'Attica. Eravamo riusciti ad ottenere i protocolli. Non dobbiamo dividerci, dobbiamo rilanciare. Adesso abbiamo le forze lucane, ma le forze sannitiche, le forze cilentane, le intelligenze ci sono, i test di riferimento di carattere etico e organizzativo ci sono. Abbiamo la passione di fare unità, di fare comunità. E dobbiamo, a mio avviso, trovare un modo per identificarci come popolazione del meridione d'Italia, in una entità, in una sorta di ontologia del pensiero comune, possa essere una istituzione o possa essere anche una messa insieme delle volontà. Alzato la mano, mi pare un altro dei convenuti, il quale naturalmente ha gli spazi che ritiene per naturalmente in termini contenuti, come tutti pregevolmente finora abbiamo fatto. Non trovo più la manina. Va bene, se vi sono altri interventi, se c'è qualche altro intervento. Avvocato Amerigo Pantalone, ecco, vuole parlare. Benissimo. Allora, l'avvocato Pantalone è il presidente del consiglio di gestione dell'associazione Comunitas. Non vorrei sbagliarmi, mi pare che questi siano i dati che siano stati forniti, di Telese, del Sannio, quindi della provincia di Benevento. Felicissimi di accogliervi in questa unità di intenti e di passione. Sì, grazie innanzitutto, buonasera e un saluto a tutti. Grazie per l'invito che ci avete fatto come associazione Comunitas. L'associazione Comunitas, noi nasciamo a gennaio, ed è un'associazione che è stata promossa dal professore Felice Casucci, docente universitario e attualmente assessore regionale al turismo proprio in Campania, alla semplificazione amministrativa. Comunitas perché noi ci ispiriamo alle idee del filosofo Roberto Esposito, tra cui appunto lui, quella là principale di comunità, quindi di stare insieme per portare avanti un progetto votato al benessere e all'interesse collettivo. Io sarò proprio telegrafico, perché ringraziandovi ancora una volta per l'invito che avete fatto a noi, io ricambio con un invito a voi, poiché avendo ascoltato gli interventi di tutti i partecipanti e anche le vostre tesi, io ritengo che ci sia lo spazio per un confronto, come diceva il ragioniere che mi ha preceduto nell'intervento, che ci sia anche lo spazio per un confronto di tante tesi, di tante idee, di tante proposte, soprattutto da inserire all'interno di un contesto politico e culturale, perché interessarsi di territori significa fare politica, interessarsi di territori significa fare anche cultura. Quindi noi come associazione sviluppata su livello regionale vi facciamo a voi un invito, ad ognuno di voi l'invito a formulare le vostre tesi, le vostre proposte
anche tramite le vie brevi, a metterci d'accordo appunto su iniziative da svolgere nei singoli territori, soprattutto il Cilento, che è una terra bellissima e meravigliosa che tutti quanti noi abbiamo visto. Quindi ciò che interessa oggi in un'era così caotica e magmatica, secondo me, è un punto di incontro fra le persone, vedersi, ascoltarsi, stare insieme e soprattutto cercare di costruire qualcosa per questa nostra splendida e bellissima terra che è la Campania. La terra è anche difficile, però la nostra sfida personale è anche portare il nostro contributo. Quindi vi ringrazio per l'invito e soprattutto faccio io un invito a voi, dicendovi che l'associazione Comunitas, abbiamo sede a Telese ma siamo diffusi su tutta la Campania, è a vostra disposizione per iniziative, eventi di presentazioni culturali e tutto quello che volete. Quindi grazie a tutti e buona serata, perché fra un po' devo anche allontanarmi, fra l'altro. Quindi vi ringrazio veramente di cuore per questo invito. Grazie, avvocato Pantanile Almerico. Grazie, vi saluto anche. L'iniziativa che ci propone, l'iniziativa che ci propone sicuramente è accolta favorevolmente da tutti i componenti di questa assemblea, di questo gruppo di lavoro e di studio, che partendo dalla tesi del professore, del dottore Martucci, sicuramente spinge, stimola verso l'unità e verso la fusione anche dei territori, usiamo questo termine. Noi, come abbiamo già degli accordi di cooperazione nel Mediterraneo, ve li proporremo. Sicuramente ci sono delle condizioni, perché dalle premesse che sono state fatte, la volontà di costruire comunità, di costruire identità comune pur nella diversità, tra l'altro la diversità delle identità culturali è anche tutelata a livello da una convenzione UNESCO del 20 ottobre del 2005, cioè la quale, a cui ha aderito anche l'Italia. Quindi diciamo gli strumenti legislativi convenzionati già ci sono, possiamo muoverci liberamente, è solo una questione di attivismo, come appunto sosteneva il dottore Leuzzi e come mi pare che emergesse anche da tutti gli altri interventi. Se non vi sono altri interventi, passerei la parola al dottore. Grazie, vi saluto tutti. Grazie a te per l'intervento e per la partecipazione. Grazie. Il dottore Pasquale Martucci, se non ci sono altri interventi. Pasquale, vai. Allora, buonasera a tutti. Io sono commosso, più di questo non so che cosa dirvi. No, sono commosso perché sono state sottolineate una serie di cose veramente importanti, fondamentali. Chiaramente dicevo prima in premessa, prima forse probabilmente che interveniste, che foste tutti quanti presenti, che molte volte l'autore poi non si rende neanche conto, oppure fino a un certo punto, di quello che ha evidenziato. No, sono gli altri che riescono a trovare diciamo degli appigli, degli spunti di riflessione che sono forse più importanti di quello che avrebbe pensato a monte l'autore. L'autore sono io che insieme ad Antonio Di Rienzo sono veramente 35 anni, abbiamo iniziato alla fine io nell'87, lui addirittura nell'82, insieme ad Amedeo da Greca, insomma, a percorrere il Cilento. Il problema che ci siamo posti allora era questo: ma la storia, Antonio prima lo diceva, ne parlava moltissimo, no? Ne ha fatto un excursus veramente bello, che io definirei poetico, veramente era una pura poesia il suo intervento, e lo ringrazio da questo punto di vista. Poi anche gli altri, facciamo una breve... Casaburi, delle attente sottolineature, mi va di definire il suo intervento. Fasano puntuale, come sempre, come al solito. Martuscelli, mi è piaciuto l'invito alla continuità epistemologica per cercare di andare oltre. Perriello è Comunitas, poi su Comunitas mi fermerò in una fase successiva. Leuzzi,
con Leuzzi c'è un confronto empatico, non dico quasi quotidiano, però almeno diciamo un paio di volte a settimana ci sentiamo e parliamo di tutto, c'è un confronto continuo. Ma perché? Perché con lui, allora, la cosa bella di chi scrive come noi, no? Di chi fa ricerca nel territorio, è quella di trovare poi degli spunti concettuali, che li buttiamo lì, li argomentiamo, cerchiamo di dare dei concetti, dei contenuti, però questi spunti concettuali restano. Allora, Leuzzi ha parlato di anima dei luoghi, ovvero genius loci, coniugato al femminile, questa è una delle cose che più mi piacciono in assoluto, no? Leuzzi dice, quando le comunità, e quindi le comunità occidentali, diventano stanziali, allora lì emerge l'importanza della donna, la quale donna riesce in qualche modo a organizzare un po' tutto quello che è l'attività familiare. Quindi noi parliamo delle prime comunità, lui ha fatto gli studi sul megalitismo, no? Quindi parliamo di una cultura millenaria dove ci sono delle tracce. Bianca non ricordo chi ha citato a Preta Romulacchio, perché le cose belle che lo diciamo in dialetto. A Preta Romulacchio è bellissima quell'espressione quando queste donne strusciano con il loro ventre per cercare di rimanere incinta, no? Questo lo dice benissimo Luigi nei suoi scritti. Strisciano, rimangono incinta e i figli nati da quello si chiama Romulacchio, cioè di quella pietra, cioè di qualcosa di sconosciuto che è il genius loci, è uno spirito, no? Uno spirito che ha dato a queste donne la possibilità di far procreare, prosperare, insomma, andare avanti la loro comunità. E qui torniamo alla comunità, sono le donne che sono quelle che hanno fondato le comunità. Prima c'erano questi nomadi che andavano da una parte all'altra, no? Senza radici, quindi senza identità, senza territorio. A un certo punto arrivano, e quell'espressione che lui trova sul Monte della Stella, ecco, sono questo genio, questa identità al femminile, il genius, non so, la potremmo definire la genius loci, la genia loci probabilmente, perché è la donna che fa questo. Quindi con Leuzzi dicevo questi confronti empatici, eccetera. Poi niente, io vedevo moltissimi stimoli, però prima di parlare di questo stavo facendo un ragionamento iniziale con Antonio Di Rienzo, che abbiamo cominciato a percorrere questo territorio. Abbiamo cominciato a percorrere questo territorio, ma facendo, guardate, non lo so, delle volte io quando andavo a fare delle interviste alle persone, ma io chiedevo delle cose banalissime, stupidissime. Per esempio chiedevo, ma perché voi, che ne so, vi inginocchiate, fate questi atti di penitenza, queste cose, cioè delle domande che le persone mi guardavano un po' stupite, dice, ma è una cosa che si fa, no? Noi la facciamo perché ce l'hanno trasmessa, noi dobbiamo stare lì a pregare, a ispirarci, no? Guardare questo spirito, questa Madonna, ecco, le sette Madonne, no? I santuari, eccetera. Quindi ispirarci, guardare, stare lì, perché tu mi vieni a chiedere perché io prego inginocchiato, no? Però questa domanda a me serviva per capire cosa, per capire perché le donne, perché non gli uomini, perché tante altre cose. E allora quando noi andiamo a vedere questo genius loci declinato al femminile, diamo una spiegazione anche a questo, alla spiegazione di questo ruolo importantissimo di queste donne che mantengono le comunità. Dice Leuzzi, quando l'antece diventa un guerriero eroe, allora lì c'è un cambiamento di prospettiva, no? La troviamo una società che diventa al maschile, dove c'è la guerra, dove non c'è la pace, la communitas. Ok? L'antece
è l'espressione maschile di questa cosa. Questa cosa è la guerra, è qualcosa di aberrante, qualcosa che ci porta al di là, lontano rispetto a queste cose. Quindi genius loci al femminile che crea le nostre comunità, il nostro Cilento. Diceva Ezio Martuscelli, la religiosità parlava dei monaci. Devo dire che Leuzzi ci dice, attenzione, la religiosità è connaturata proprio nell'espressione comunitaria, quindi è prima, è antecedente e millenaria. I monaci sono venuti, hanno fatto un lavoro egregio, hanno cercato di far rimanere tutti compatti intorno a questa religiosità, intorno al cenobio, intorno a questi luoghi dove le persone andavano lì a pregare, ma lavoravano. Le persone lavoravano, davano un contributo per creare questi piccoli centri che poi con il tempo diventavano più grandi, si cercavano di evolvere, no? Facevano cosa, Ezio? Facevano quel discorso che dicevi tu. Le fiere sono antichissime, no? Le fiere sono qualcosa di incredibile. Le fiere erano scambi. Quindi le fiere, nel momento in cui pensiamo questo cilentano chiuso nel suo borgo, che vive di agricoltura, di terra, no? Che vive questo rapporto, che cerca di combattere una battaglia personale contro l'ambiente, le avversità atmosferiche, per cercare di avere un buon raccolto. E che cosa fa per combattere le avversità atmosferiche? Si rivolge al genius loci, si rivolge alla Madonna, al santo del suo territorio, per dire: caro santo, io adesso sto perdendo tutto, allora io faccio la processione, io faccio il pellegrinaggio, io cerco di chiederti un aiuto, un contributo per cercare di risolvere il mio problema, che è quello di tutti gli altri. Noi vogliamo un buon raccolto. Ora, il raccolto definiva l'identità, la manteneva in quel contesto specifico. E allora che cosa occorreva fare? Occorreva fare le fiere, perché le fiere erano scambio. E quindi le fiere sono già l'inizio di quella che potremmo, condividendo il concetto con Luigi Leuzzi, chiamare identità evolutiva. Allora, io contadino vado alla fiera, vedo un nuovo strumento, una zappa magari migliore. Oppure prendo un animale, acquisto il vitello, il maiale, per magari incrociarlo con quello che c'è nel mio paese. E quindi creo una razza nuova, diversa, no? Cerco di dare un'innovazione. Immaginiamo anche quel famoso discorso di moglie e buoi dei paesi tuoi, no? Moglie e buoi dei paesi tuoi, che poi alla fine invece andiamo a scoprire che poi questi incroci di mogli delle mogli dei paesi tuoi comportavano delle grosse difficoltà, perché poi il sangue era sempre quello, no? Cioè non riusciva a trovare degli sbocchi differenti. E allora si comincia a guardare l'esterno per cercare di avere anche una moglie diversa, una moglie di un altro paese, che mi consente di progredire, di andare avanti. Quindi il progresso, l'identità evolutiva. Quanto tu dici, Ezio, la cilentanità, qual è la specificità? Io a un certo punto, non so, con Antonio, no, noi ci siamo posti questo problema, noi abbiamo fatto determinati lavori sulla cilentanità. Noi siamo andati a chiedere alle persone, Antonio ne parlava, faceva dei nomi, noi siamo andati da molti studiosi del territorio per dire: ma secondo te che cos'è la cilentanità? Vedete, anche in questo caso sembra una domanda banalissima, come io facevo: perché tu preghi così, perché che cosa pensi tu di questa cilentanità, che cos'è per te? E la cilentanità, noi abbiamo raccolto una serie di definizioni. Ora
quando si parla di comunità, comunitas, no? L'amico Ezio, anche il responsabile, se ho capito male, che si occupa di questioni comunità a livello regionale o qualcosa, l'intervento precedente al mio, in qualche modo si riferivano a comunitas, ma comunitas cos'è? Lui parlava di Esposito, giustissimo, io ho fatto un libro bellissimo, Comunitas l'ha chiamato, ma comunitas ha un'origine diversa, l'origine in questo caso è della sociologia, è Tennis, il sociologo Tennis, che parla di una differenza enorme tra comunità e società. Allora, lui si rendeva conto che si stava sviluppando una società diversa, una società più evoluta, che andava oltre alla comunità. Dice, ma allora quali sono gli elementi della comunità e della società? E lui disse, la comunità è un organismo, la società è un meccanismo, la comunità è naturale, la società è artificiale, la comunità è reale, la società è ideale, appunto. Quindi vedete quello che diceva Luigi Leuzzi, il senso di appartenenza, allora, organismo naturale, reale, se poi ci andiamo a mettere solidarietà, lealtà, senso di essere molto calati nel luogo, quindi luogo, troviamo gli elementi della comunità che sono diversi dalla società. La società è individualista, no? È tentativo di andare da soli, non c'è quella noietà di cui parliamo spesso con Luigi, il noi comunitario. Ora, quando siamo andati nel Cilento per parlare di questo, abbiamo trovato una stretta coincidenza. Pensate che questi elementi erano, diciamo, stavamo più o meno verso la metà degli anni 90. Allora, la comunità nella definizione di Tennis era la solidarietà. Nella cilentanità noi abbiamo l'aiuto reciproco e l'ospitalità. La comunità è appartenenza alla comunità. Nella cilentanità abbiamo l'appartenenza alla comunità paese, cioè è molto più stretta, no? Molto più racchiusa, perché i borghi del Cilento sono piccoli. La comunità è legami familiari e parentali. L'analoga coincidenza è quella della cilentanità, legami familiari e parentali. La comunità sono i legami di vicinato, i legami di amicizia, di vicinato si trovano lo stesso nella cilentanità. C'era il concetto che diceva Luigi della subalternità al potere, questo lo troviamo sia nel concetto di comunità, diciamo vecchio, di Tennis, e quello di cilentanità. La comunità sono luoghi, il contesto di riferimento. E nel nostro caso abbiamo anche in questo caso un attaccamento ai luoghi, al contesto di riferimento. Questo per dire cosa? Per dire che nei nostri studi avevamo trovato questa perfetta coincidenza tra cilentanità e comunità. E allora noi abbiamo fatto un lavoro che abbiamo chiamato le comunità cilentane del Novecento. Parlavamo del Novecento perché nel Novecento, a fine degli anni 90 del Novecento, avevamo trovato queste classificazioni. Che cosa è successo dopo? Dopo è successo questo. Abbiamo fatto degli studi, sempre con Antonio, sulle feste. Ora, sulle feste anche Ezio faceva un riferimento a questo. Allora, gli studi sulle feste. A proposito, faccio un inciso. Vedi che la fiera di Cannalonga credo che si faccia ancora, probabilmente non basata su quei presupposti, no? Legati allo scambio, gli animali, gli ovini che passavano, le mandrie che venivano a... ecco, però ancora ci dovrebbe essere quella carne bollita, no? A Cannalonga, sì, è vero, è vero. Cannalonga ancora esiste a Cannalonga, anche alla Viera di Stio. Perfetto, perfetto. Quindi ci sono ancora degli elementi. Questa era giusto una parentesi per dire. Le feste. Quando siamo andati a studiare le feste, Antonio lo diceva, noi abbiamo fatto una prima classificazione tra feste religiose e feste non religiose. Nelle feste religiose, per esempio, noi avevamo pure la bellissima festa che si fa a Vallo della Lucania, no?
su San Pantaleo, oppure per esempio altre feste minori dedicate alle Madonne, alcuni pellegrinaggi. Il pellegrinaggio, un pellegrinaggio importante è quello del Monte Sacro. Monte Sacro, ma importante soprattutto per il periodo. Cioè noi avevamo trovato che questo pellegrinaggio avveniva addirittura tra maggio e ottobre, quindi un periodo abbastanza lungo in cui le persone si andavano a fare quel tipo di rituale religioso. Ora, queste feste furono studiate per differenziarle rispetto a quelle non religiose. Quelle non religiose, tanto per intenderci, erano i moti del 1828, erano alcune ricorrenze legate, per esempio ancora oggi c'è qualcosa sui San Severino, no? Alla corte di oppure a Teggiano sulla principessa Costanza o cose di questo genere, cioè che erano delle connotazioni prevalentemente storiche, ma noi avevamo anche lo sbarco dei Turchi, avevamo anche questo volo dell'angelo a Rutino, no? Che era è una cosa bellissima di cui ha parlato molto bene l'antropologo Esposito, no? E ha fatto dei lavori su questo, oltre che sulle congreghe, sui pellegrinaggi, eccetera. Ecco, allora, la differenza qual era tra queste feste? Era il diverso rapporto tra ritualità, forme rituali che certamente tu avevi per quanto riguarda le feste religiose, no? Immaginate la statua della Madonna, immaginate coloro che portavano le cose in processione, immaginate questi atti devozionali, immaginate il pianto, immaginate tutta una serie di cose. Per quanto riguarda invece le feste non religiose, noi avevamo dei contenuti diversi, più legati alla cultura, alla storia, legati al territorio. Quel tipo di ricerca l'abbiamo affinata anche dopo, questo per dire, io sto cercando di arrivare fino a un qualcosa di evolutivo, no? Giusto per rispondere alla domanda di Ezio Martuscelli, ma anche per dire quale potrebbe essere la prospettiva. Noi abbiamo, per esempio, individuato degli indicatori, perché noi facevamo così, davamo dei giudizi, cioè assisti alla manifestazione, cominci a dare dei giudizi in base ad alcuni indicatori. Gli indicatori erano la ritualità, i comportamenti, le funzioni che venivano esplicitate, ma anche la partecipazione del pubblico, l'evento, la rilevanza dell'evento in termini di fruizione da parte del pubblico. Ecco, noi oggi abbiamo una serie di eventi che per fruizione da parte del pubblico, partecipazione, qualcosa che spinge le persone a svolgere questo tipo di manifestazione, sono molto importanti. Noi faccio un esempio. Io l'ho visto qualche anno fa, la rappresentazione dei modi 1828, rappresentazione teatrale con caratteristiche diverse, in cui ci sono dei soggetti che recitano, eccetera, eccetera, e si fa questo tipo di cosa, ma ci sono anche per esempio quest'altra cosa che veniva fatta su Antonello Sanseverino, no? Il quale Antonello Sanseverino sta lì nei pressi del castello di Rocca, eccetera, eccetera, e quindi c'è questa sfilata, questa manifestazione, queste cose di questo genere. Antonella prima citava questa famosa sagra della cipolla. La sagra della cipolla è emblematica, l'esempio era calzante, perché la sagra della cipolla è un prodotto tipico cilentano, quindi ecco anche una specificità. La specificità è anche quella alimentare, là andrebbe fatto tutto un altro ragionamento. Io ne parlo nel libro verso la parte finale. La specificità alimentare, cibo particolare, identitario, la cipolla di Vatolla. La cipolla di Vatolla viene fatta contestuale al tentativo di vivere l'evento culturale che si fa nel Castello Vargas. Ok? E che cosa significa questo? Significa che noi prendiamo il turista dal mare, che sta facendo il bagno, la sera gli diciamo: guarda, vieni qui, tu ti vedi un convegno, presentiamo un libro, parliamo di storia del Cilento, parliamo di quello che vogliamo, e fuori ti mangi qualcosa che si prepara in occasione di questa sagra. Ecco, questo è un modo nuovo di vivere la festa. Questa è un'occasione davvero incredibile, ci dobbiamo pensare.
C'è qualche, secondo me, qualche, non so se ci sono ancora in collegamento, qualche amico sociologo in una delle riunioni che abbiamo fatto diceva: come facciamo noi a prendere le persone dal Cilento e dal mare e li portiamo su? Questo è uno degli esempi, ma potrebbero essere tanti. Con Ezio, e tu ricordi benissimo, qualche mese fa abbiamo parlato di alcuni itinerari, no? Allora, io avevo proposto un itinerario che andava dal mare, arrivava all'oasi dell'Alento e arrivava nei luoghi simbolo, in quel famoso Monte Stella dove troviamo i megaliti, e quindi è una cultura millenaria, e andiamo anche al palazzo, nonostante oggi, vabbè, è stato restaurato il palazzo, diciamo il castello di Rocca, però diciamo che vabbè, è un luogo simbolo. E nell'excursus che noi abbiamo fatto anche per quanto riguardava quel video intervista di Antonella, noi abbiamo visto dei posti bellissimi, delle chiese del 400-500, ecco, tutto questo bisognerebbe fare. Per fare cosa? Per fare sì che questo territorio possa essere fruito, perché altrimenti lasciamo le pietre lì. Dobbiamo andare a guardarle queste pietre, come fa Luigi. Luigi fa, allora, Luigi, una delle cose che più mi ha colpito, io vedevo sul, non so se ce l'ha ancora, sul WhatsApp, no? Luigi che sta sul megalita del Monte, penso del Monte Stella, no? Sta lì, lui, così, che, ecco, lui sembra quasi che è andato lì. Questo è il Cilento, questa è la nostra identità, questo è il genius loci, no? E allora Luigi mi colpiva per questa foto, perché poi molte volte dobbiamo anche essere portati alle foto. Voglio farvi vedere, giusto in conclusione, qualcosa. 2007 con Antonio Di Rieti, perché io poi preferisco molte volte far vedere delle immagini. Noi parliamo spesso, dici, ma questo territorio, questa identità, benissimo. Allora, 2007 con Antonio Di Rienzo noi andiamo a quel famoso pellegrinaggio del Monte Sacro. La vedete? Non so se la vedete. Ecco, questa è una centa, era la centa di Capaccio, ok? Questa è la centa 2007, non è che parliamo di tantissimo tempo fa. Questa è la Chambre Cavallo, si vede? Si vede bene? Benissimo. La Chambre Cavallo, dove anticamente buttavano i sassolini, 9 sassolini, no? Per far sì che la gravidanza andasse a buon fine, quindi rappresentava i 9 mesi della gravidanza della donna. Quindi c'è ancora, vedete, buttano i sassolini e buttano le monetine oggi, come si fa nella Fontana di Trevi a Roma. Questa è la compagnia che porta la centa, quella di Capaccio, parliamo del 2007, e questa è una delle foto che a me fanno impressione, questa donna che nel santuario va inginocchiata per correre, noi l'abbiamo vista con Antonio, percorre tutto il tratto del santuario inginocchiata, piangendo. Queste sono delle espressioni del 2007. Qua non è che parliamo di chissà cosa. Quindi genius loci è anche questo. Genius loci è quello che noi riusciamo a capire, a cogliere, a vedere. È la famosa anima dei luoghi. Che queste donne ancora si sentono portate, questa donna, no, ha fatto questo voto, porta questa centa in testa per tutto il percorso, fa i giri intorno al santuario, entra dentro inginocchiata e arriva fino all'altare per depositare la sua centa all'altare. Questo è un elemento rituale che ancora esiste, c'è e non possiamo dimenticarlo. Quindi cosa? Quindi portiamo anche il turista a vedere queste forme espressive. Magari lo possiamo fare in un modo diverso. Possiamo anche realizzare e avvalerci dei nuovi
dei nuovi ritrovati tecnologici, no? Cioè, mandiamo i video. Io ho fatto questa intervista con Antonella video, in cui abbiamo fatto vedere tutto, tutte quelle zone più significative del Cilento. Io raccontavo qualche cosa su quegli aspetti. C'è stato Renato Lepru che ha montato in una maniera ammirabile, oltre ad aver realizzato tutta la fase delle immagini. Utilizziamo anche le immagini. Cioè, vediamo un po' cosa si può fare, per far sì che realizziamo cosa? Quello che diceva Luigi, i soggetti, ho intitolato le conclusioni i soggetti delle comunità. Le persone devono essere protagoniste, devono avere quella capacità soggettiva attiva di essere partecipi. I giovani. Scusa, Pasquale, dico, voglio solo avvisare tutti qua che Bianca Fasano purtroppo deve lasciare. Sì. Ciao, vai. Ciao Bianca, grazie. Oh, Bianca. Mia casa, li ho lasciati soli. Vai, grazie mille. No, quindi no, io volevo concludere con questo dicendo una cosa, questa cosa qui. Cerchiamo di utilizzarli questi strumenti anche nuovi, cerchiamo di fare la cosa di cui tu, caro Ezio, non hai parlato. Noi abbiamo istituito questo premio, il premio identità, diciamo che è rivolto ai giovani del Cilento, che devono esprimersi in tutte le loro forme, che siano forme scritte, forme legate all'arte, alla fotografia, ai video. Vediamo che cosa questi giovani riescono a cogliere della nostra identità. Poi lì ci facciamo uno studio dopo, vediamo un attimo come fare per utilizzare quei materiali. Però, per esempio, questa è un'occasione interessantissima, no? Per cercare oggi di fare i conti con quella che è la nostra identità, la nostra cultura. Vi ringrazio. Grazie a tutti. Il prossimo incontro sarà un tavolo di lavoro sulla proiezione, sulla traiettoria del Comunitas e quindi dell'intesa e dell'accordo. Bert Marco vorrebbe parlare, non c'è. Vi invito a Potenza. Benissimo, bene, accogliamo l'invito e la sfida. Scusa, Angelo, vorrei solo accogliere l'invito di Pasquale Martucci riguardante questo premio che abbiamo istituito. E devo dire che da lunedì prossimo aspettavamo proprio la presentazione del libro di Pasquale per dedicarci alla promozione di questo premio. Prendendo lo spunto di quello che diceva Pasquale, è una specie di censimento che facciamo tra i giovani, che diciamo non è fine al censimento a sé stante, ma a quello che verrà dopo, perché quello che verrà dopo, analizzando col metodo di Pasquale, di Antonio, eccetera, ma anche il metodo nostro, ci permetterà di individuare le tendenze dei giovani nei confronti della narrativa, della fotografia, dei videofilm e di altri soggetti. Quindi è un censimento e vi pregherei tutti quanti di poter dare una mano al successo di questa iniziativa. Noi daremo una mano sostanziale sulla promotion. Sentiamo le conclusioni del dottore Leuzzi, che ha alzato la mano. Non per fare le conclusioni, ma per avvicinarmi profondamente con una grande identità e una dimensione di condivisione, soprattutto, a questo approccio che non è soltanto diacritico, non è soltanto un approccio logico, razionale, ma è empatico, diciamo cinestetico all'identità. Sono onorato dall'attenzione di Pasquale, c'è un gemellaggio, siamo speculari e ci integriamo. Ma credo che fondamentalmente, dopo un approccio storicistico e archivistico, è arrivato il momento di cogliere realmente in profondità l'identità che è l'anima multi. Non ci può essere approfondimento dell'identità del Cilento se non attraverso un processo di medesimazione empatica. E io sottolineavo con il professore Ezio Martuscelli che questi contributi sull'identità del Cilento ci potranno dare l'occasione per approcciarci al Cilento che resta e quindi e soprattutto al Cilento che evolve, capirne le direzioni. Per cui con Pasquale Martucci, con Ezio, con Angelo sicuramente per l'aspetto fattuale della Comunitas,
e con chi è veramente motivato ed è capace di mettersi in discussione, dovremmo dare un contributo sul cilento che resta, sull'identità evolutiva. E quindi è una grande occasione. Chi ci unisce c'è Antonella, ovviamente, che lei è giovane, è piena di slancio, e quindi non devo neppure invitarla perché è presente, è attiva e dinamica, ma noi tutti saremmo impegnati in prima persona. Luciana, le sorelle, non dimenticare le sorelle Gradina, che hanno dato un contributo. Credo che io non ho citato semplicemente le persone a caso, perché in questo caso ci vuole una capacità, una vista epistemologica, che significa trascendere anche le proprie posizioni, mettersi in discussione, e non è semplice. Grazie per l'attenzione. Prego, prego. Ma grazie a tutti, penso che possiamo chiudere qui. Ci aggiorniamo alla settimana prossima. Grazie a voi tutti. Settimana prossima, grazie a tutti. Grazie a tutti. Per la splendida iniziativa. Grazie a tutti. Ciao. Una bellissima serata. Obiettivamente parlando, è una bella serata. Devo dire di grande livello. Berti. Allora, Berti. We will meet tomorrow, eh? Yes, I'll call you tomorrow, Ezio. Okay. Ciao a tutti. Allora, questo è quello che diciamo promuoverà il nostro premio culturale, cioè, negli Stati Uniti d'America, va bene? Quindi avrà un nostro ruolo in questo, insieme con Angela. Vabbè. Ci sentiamo nei prossimi giorni, avremo molto e ancora tante ringraziamenti a Martucci. Mi ha fatto studiare, ho imparato un sacco di cose, questo è bello, alla mia età studiare è ancora un fatto bellissimo, grazie a Antonello, i relatori. Vabbè, è stata una bellissima e da anche il moderatore, non dimentichiamo che il moderatore è stato imbeccabile, diciamo. Veramente. Angelo. Bravissimo. Grazie a tutti di nuovo. Ciao Luigi, ciao. Saluti a tutti, ciao. Va bene. Ciao Luigi. Un abbraccio Ezio. Ciao. Thank you.